Oggi siete aperti? E così sei riuscita ad entrare, vedo. Controllavo. Non volevo sciupare il tuo tempo o il mio. Discrezione è il mio motto, specialmente con estranei che sbucano fuori dal nulla. Non sembri uno con grande fiducia nel prossimo. Ah, i detesto sono i poliziotti. Fanno sempre troppe domande. Davvero? Beh, sono un libero mercante con le mie regole. Sei qui per comprare o vendere? Quanto per queste? Ce l'hai? È andato tutto bene? Non ho forse l'aria di una che sa il fatto suo? Ti ho fatto una domanda. Avevi ragione sulla sorveglianza. C'erano uomini armati in ogni angolo. Nessuna traccia del Monstrum in compenso. Ce l'hai! Brava! E adesso devi dirmi dove si nasconde Bouchard. Bouchard? Già... Non mi deluderai, vero? Spero che tu non voglia conoscere il mio lato pericoloso. No. È solo che qualcun altro mi ha chiesto di lui, dopo che te ne sei andata. Ti hanno chiesto di Bouchard? Sì. Il cliente che sedeva nell'angolo, leggendo il giornale. Chiaramente non gli ho detto nulla, ma potrebbe anche averci sentito. Se sbraiti sempre in questo modo, è difficile non sentirti. Ok, ok. Rilassati. Non dovevamo trattare? Solo con le buone maniere. D'accordo. Bouchard non si vede molto in giro, ma conosco qualcuno che ti può mostrare dov'è. Vado tranquilla, voglio dire, posso fidarmi? E chi può dirlo? È una mia ex. Si chiama Francine. Rassicurante. Questo è il suo indirizzo e il codice per il cancello. E lei mi potrà condurre da Bouchard, sei sicuro? Ma certamente. Conosce un ingresso tranquillo nel retro del fabbricato. Tranquillo che vuol dire pericoloso? A Parigi non c'è niente di sicuro. Ma questa è la via per arrivare alla meta. È tutto a posto, ti sta aspettando. Pierre, spero davvero che fili tutto liscio. Non credo che ti piacerebbe se dovessi tornare per dovermi occupare di te. Thank you.